Canosa di Puglia, beni sequestrati ad un pregiudicato e bene destinatario di un decreto di confisca emesso dalla Corte di Appello di Bari, sezione misure di prevenzione secondo la normativa del codice antimafia. Luigi Curci, 62enne di Cerignola, già condannato per associazione di tipo mafioso e traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'uomo, ritenuto inoltre dagli inquirenti elemento di vertice del clan Pierulli Ferraro, attivo tra Cerignola e zone limitrofe. Ebbene, con un'ordinanza, la Corte di Appello del capoluogo pugliese ha disposto il ripristino del sequestro e della confisca emesso dal Tribunale di Trani per l'effetto dell'annullamento da parte della Cassazione del decreto di revoca della Corte d'Appello. Da ciò confermate le risultanze investigative dei militari del nucleo del Comando Provinciale di Bari, in cui si era appurata l'esistenza di un patrimonio accumulato illecitamente dal 62enne e dai suoi congiunti. Difatti, gli investigatori, dopo un'attività di monitoraggio durato 30 anni, hanno evidenziato come, nonostante Luigi Curci dichiarasse al fisco in media 800 euro annui, avesse investito somme di denaro per circa 3 milioni di euro. A Canosa di Puglia, oggetto di sequestro e confisca da parte dei carabinieri, 3 appartamenti, 2 locali commerciali, un capannone industriale, un magazzino e ancora un'autovettura, un terzo del capitale sociale di un'autoscuola, mentre nel comune di Milano un appartamento nonché un box auto.